Sono Fiorenzo Marinelli, lavoro all'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Bologna e mi occupo di effetti biologici dei campi elettromagnetici di radiofrequenza e bassa frequenza. In realtà si tratta di verificare quali sono i meccanismi con cui le emissioni dei telefoni o delle Wi-Fi o dei radar possono influenzare gli organismi biologici. Dunque, io faccio esperimenti su cellule in cultura per identificare i meccanismi con cui questi campi elettromagnetici influenzano la vita delle cellule. E questo non è immediatamente trasponibile sulla esposizione di persone, no? Perché le cellule hanno meno meccanismi di difesa, sono differenti. Però a me interessa vedere quali sono i meccanismi di azione, per cui quello che abbiamo trovato è che i campi elettromagnetici in generale, ma in particolare il Wi-Fi, il WiMAX e i telefoni cellulari modificano la regolazione genica all'interno delle cellule. E le cellule restano in vita perché c'è un bilanciamento di geni che inducono morte cellulare e sopravvivenza cellulare. Quando questo bilanciamento viene sbilanciato, come viene fatto dalle emissioni elettromagnetiche, allora prevalgono dei geni che possono portare alla morte cellulare, oppure possono indurre delle modificazioni tali che la cellula diventa tumorale. Quindi avete visto che nelle prime 24 ore c'è Un'induzione di apoptosi, cioè le cellule vengono per una certa percentuale indotte a morire, ad autoeliminarsi perché sono troppo danneggiate. Dopodiché, dopo Dopodiché, quel tempo. quelle che sono sopravvissute, anche se sono aberranti, cioè se hanno subito modificazione, ricevono un segnale di sopravvivenza cellulare. E quindi questo fa sì che la cosa sia ancora più pericolosa, perché possono essere cellule potenzialmente tumorali che vengono indotte a proliferare. Beh, ci sono già studi epidemiologici su popolazioni esposte, già dicono che ci sono influenze in questo senso, no? Una maggior tumorigenicità nelle persone esposte, per esempio per quanto riguarda le leucemie indotte, il rischio di leucemia indotto dalla presenza di elettrodotti, ad esempio, no? Del trasporto di energia elettrica, quindi campi magnetici di bassa frequenza. Però lì sempre a una certa vicinanza, questi studi sono fatti Beh, su entro popolazioni. un certo campo, diciamo così. E qui è la stessa cosa, non si riesce a dare una soglia, no? Perché c'è anche una suscettibilità diversa da parte delle persone. A isolare un campione. Sì, è difficile, ma si fa, insomma, esistono già degli studi epidemiologici, no? Per esempio, la differenza può essere tra chi utilizza il telefono cellulare e chi non lo utilizza, e poi andare a vedere le incidenze, come è stato fatto. Per esempio, come qui ha portato il professor Salford, questa modificazione della permeabilità della barriera ematoencefalica, per cui delle proteine passano nel liquor cerebrale, anche se non dovrebbero, quando la persona è sottoposta a campi elettromagnetici. Ma noi tuttavia abbiamo un grosso problema qua, che abbiamo un limite di legge di esposizione della popolazione che riguarda solo i sistemi fissi e che non riguarda invece i telefoni, che sono invece sistemi mobili. Non viene applicata ai telefoni mobili, mentre invece un telefono al momento della connessione puoi mettere anche 60 volt per metro, che significa 10 volte in più di quello che è permesso in un'abitazione. Quindi non c'è una limitazione di legge che riguarda i telefoni mobili. È stata proprio esclusa facendo la legge quadro il decreto 381 che poi è passato nella legge quadro del 2003. Secondo lei, sulla base degli studi attuali, sarebbe possibile fare una Noi legge? dovremmo ridurre il limite di esposizione almeno di 10 volte da quello attuale, cioè a 0,6 volt per metro. Diciamo che è un principio di precauzione. No, è abbastanza ben documentato che a 0,8, 1 volt per metro ci sono degli effetti abbastanza drastici e quindi cautelativamente bisognerebbe ridurre i limiti di legge a 0,6. Allora, sui telefoni cellulari la cosa è complicata da un fatto che
il telefono cellulare viene usato a distanza molto ravvicinata e la distanza a cui si usa è all'interno di quello che viene definito campo vicino. Nella emissione da un'antenna, il campo elettromagnetico si comporta in due modi diversi, all'interno della dimensione della lunghezza d'onda e all'esterno di questa dimensione. Allora, il telefono viene usato all'interno di questa dimensione, nel campo vicino, e qui le leggi fisiche non sono uguali a quelle della propagazione a grande distanza e anche gli effetti biologici non sono studiati in maniera adeguata, perché non c'è una corrispondenza esatta tra il campo elettrico emesso e il campo magnetico emesso. E quindi i telefoni cellulari vengono usati in una condizione di cui non conosciamo neanche la fisica esattamente. E bisognerebbe fare ulteriori studi, ma prima di esporsi a questo tipo di campo. E invece c'è un aumento drammatico delle esposizioni, perché si promuove la vendita e l'uso del telefono cellulare addirittura anche al posto del telefono fisso, quando invece il telefono cellulare è una preziosa radio d'emergenza nei casi di emergenza, ma che non può sostituire la comunicazione con il cavo, insomma. Ma il telefono cellulare è un apparecchio da usare per i casi di emergenza e basta. Sì, cioè è prezioso nei casi di emergenza, ma non è uno strumento da utilizzare per la normale comunicazione. Un telefono spento non emette nulla, un telefono acceso ma non in conversazione, ogni tot di minuti a seconda del modello, emette un segnale che si collega alla cella più vicina. E questo è vero se il telefono è fermo. Perché se il telefono è in movimento sente cambiare il campo di comunicazione con l'antenna e quindi emette sempre un segnale di ricerca della cella più vicina. Poi c'è da dire un'altra cosa, che quando il telefono si mette in comunicazione con l'antenna emette il massimo della sua potenza, poi sia l'antenna che il telefono tendono ad abbassare la potenza purché si mantenga la comunicazione. Anche questo è vero se il telefono è fermo. Invece noi abbiamo la pessima abitudine di camminare parlando e questo significa che il telefono teme sempre di perdere la connessione. E quindi emette sempre il massimo della potenza. Le peggiori condizioni per telefonare sono da dentro la macchina, dove invece bisognerebbe avere l'antenna esterna, perché le onde escono soltanto dai finestrini e vengono riflesse dai metalli, o in treno o nelle condizioni analoghe, dove ci si irradia molto di più. Il telefono collegato all'antenna esterna, perché in questo caso è il tettino metallico che protegge dalla penetrazione delle radiazioni all'interno. Mentre invece se noi telefoniamo con il telefonino da dentro la macchina, molte delle onde elettromagnetiche rimbalzano anche addosso a noi prima di uscire. E lei dice che cambia poco usare l'auricolare? No, l'auricolare cambia molto, nel senso che si allontana il telefono dalla testa e quindi si diminuisce il campo di una decina di volte. Quindi, però adesso stanno esplodendo gli auricolari wireless. Gli auricolari wireless sono peggio perché emettono un'ulteriore frequenza per collegarsi al telefono. La risposta, cioè noi studiamo per esempio le cellule leucemiche, le CEM, perché di queste conosciamo tutto, no? Conosciamo la genetica, conosciamo il comportamento e quindi la variabile del campo elettromagnetico è una variabile che ci dice che cosa sta succedendo in quelle cellule. Ma non è che cambi qualcosa, cioè il comportamento è lo stesso. Infatti recentemente ho fatto degli esperimenti su cellule muscolari lisce, sane, prese da donatori sani e i risultati sono analoghi. Il discorso è questo, che nelle cellule neoplastiche alcuni geni apoptotici sono già attivati, no? E quindi il campo elettromagnetico promuove di più l'induzione apoptotica. Nelle cellule sane invece questi geni apoptotici non sono totalmente attivati e quindi c'è un'induzione che non parte da un certo livello ma parte da zero e quindi viene indotta l'apoptosi lo stesso.